Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo splendido stadio è stato a lungo il simbolo del dominio italiano in Europa. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Potrebbe essere Olivier Giroud. Il francese è un classico centravanti di peso, dotato fisicamente, bravo a tenere palla per far salire la squadra, ma anche a giocare di primo. Una delle sue specialità, Fabio, è il taglio sul primo palo. E la sua squadra si affida molto a questa soluzione. Buon giocatore, non c'è dubbio. Eccoci, si comincia. Chi è? Bennacer. Ottimo il fraseggio. Si fa largo con grande determinazione. Qui cercherà il tiro. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Davvero una grande partenza, un ottimo inizio. Henderson. Haas. Hernandez. Il Milan è già referto e ora ha una solida base di partenza in questa gara. Sono in vantaggio, ma la gara è ancora lunga. Ora devono fare attenzione alla reazione rabbiosa degli avversari, che cercheranno sicuramente di riaprire la partita. Haas recupera un pallone importante. Oggi è autore di un assist. Ricordiamo che la partita si è sbloccata. Fallo è anche piuttosto evidente, per la verità. Brahim Diaz tenta e il portiere dice di no. Molto attento qui il portiere. L'importante è non perdere la concentrazione quando serve. Grunic. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Luperto. Haas. Henderson.
buono questo tentativo sulla fascia sinistra. As. Calcio di punizione per l'Empoli. Una munizione che non sorprende più di tanto. Il portiere si oppone. C'era nessun compagno smarcato. Gioca con un pallone lungo. Libera al momento giusto. Henderson. L'Empoli riprende subito il possesso della sfera. Riceve in ottima posizione. Conclusione. Sarebbe stato un gol straordinario. Peccato per la conclusione. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. C'è il cross. E l'estremo difensore ci arriva. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. L'Empoli deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Incornata! Ce l'ha fatta! Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. La difesa era ben schierata, ma è riuscita comunque a trovare lo spazio e a insaccare. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol! E si riparte. Sono finiti i primi 45 minuti, squadra negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Dovrà decidere se cercare di allungare ulteriormente. Si riparte per il secondo. Decidono di giocarla all'indietro. Brahim Diaz. Chi è? Bennacer. Scodella in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Va in scivolata. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Pass.
cerca il secondo palo, para con grande sicurezza, gioca una palla lunga, c'è Giroud, qui può partire il contropiede, la mette sulla sinistra e passa, vediamo se crossa, prova il cross, c'è il colpo di testa, che salvataggio da parte del portiere, ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Un'ora di gioco attivo. Il Milan potrebbe anche tirare remo in barca ed evitare inutili rischi. La qualificazione sembra cosa fatta. As. Henderson. Caputo. Sulla fascia, in profondità. Bella per... Pronto al tiro! Palla oltre la linea, gioco fermo. Brahim Diaz. Oggi è andato a segno. Provano a ripartire da dietro. Tonali. Propone di continuare la manovra sul lato contrario. Krunic. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Cerca il numero. Decide di sfruttare la fascia. La gioca in aria. Giroud. Scatta verso il pallone. Brahim Diaz. Lotta, perde l'equilibrio. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. As. Tentativo di allungare il gioco. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Può metterla in mezzo. Occasione. Allontana il pericolo. Recuperano il possesso del pallone. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Ed escono meritatamente vittoriosi dopo una grande partita. Hanno dimostrato personalità, impegno e sicurezza oggi. Luca, quali sono le tue impressioni su questa partita?